grande richiesta torna in latteria Beatrice Doria, giornalista del Secolo XIX Web e curatrice della grandissima, famosissima, ispiratissima rubrica Sfashion, ancora quindi per parlare di elezioni regionali e, come vi avevamo promesso, per parlare anche di quelle che sono le copertine, le immagini che vengono utilizzate dai candidati durante questa campagna elettorale. Siamo alla fine, quindi facciamo un po' un riassunto anche di quelli che sono stati i cartelloni pubblicitari che abbiamo visto in giro, i santini che vengono distribuiti nei mercati e nelle piazze. E Beatrice, da chi partiamo? Io partirei da Toti, cioè da fare però una premessa, lo dicevamo anche l'altra volta, il politico non si giudica da come va in giro, da come si presenta, però cavolo ragazzi, un minimo di stile anche in questi santini elettorali sarebbe stato quantomeno d'obbligo, ecco. Giovanni Toti, se vuoi mostrarlo, certo, alla telecamera. Allora, intanto faccio una premessa, la volta scorsa eravamo con dei fogli di carta che avvicinavamo alla telecamera, questa volta Liguria Talk ha migliorato, vi proponiamo delle immagini su iPad e partiamo appunto da Giovanni Toti. Questo è il suo cartellone elettorale, vota Toti. Giovanni Toti guarda in camera, no? Guarda fisso e quindi guarda il suo elettorato, il suo pubblico. Vuole essere una persona che si mette proprio a disposizione del suo pubblico. Infatti guarda fisso in camera, come dire, io ci sono, votatemi. Certo, magari qualche sprazzo di colore in più, insomma, è un po' un sentimento elettorale un po' triste, che ne dici? Con questo giubbotto di pelle. Sì, poi con l'hashtag sotto fa così 2010, no? Poteva assumere, diciamo, un curatore d'immagine, ecco, Giovanni Toti, visto che è sempre circondato da addette stampa molto carine, ragazze, magari la prossima volta, se ti capiterà di candidarti, che ne sappiamo, magari per il sindaco di Novi Ligure, potrebbe cercare di fare qualcosa di più per il suo santino elettorale. Andiamo avanti, abbiamo preso un po' a caso, questa è l'immagine di un candidato, è proprio la parola di un candidato giusta. Di Fratelli d'Italia, Simone Torello, che è il portavoce regionale di Fratelli d'Italia, vi mostriamo la sua immagine. Questo è Simone Torello. Federico, che tu li abbia scelti appositamente per farmi andare di traverso il caffè appena sveglia. Allora, diciamo che il candidato di Fratelli d'Italia ha rovesciato la Liguria per creare un sorriso, sorridi Liguria, con un foglio A4 disegnato col tratto pen, mi fa una grande tenerezza. Tenerezza. Devo andare avanti. Solo tenerezza, tenerezza. Ok, va bene. Andiamo a sinistra. Andiamo dove a sinistra. È candidato per la lista Liguri compagni da presidente l'assessore allo sport Matteo Rossi, che ovviamente da assessore allo sport si è fatto immortalare, tra le altre immagini con cui è immortalato, in bicicletta. Corro per il territorio. Sì. Bibi, cosa dici? Allora, diciamo che Matteo Rossi è uno dei più simpatici della regione, è sempre in giro, lo vediamo a tutte le manifestazioni ovviamente sportive perché lui è l'assessore allo sport, ma è anche uno dei più giovani, dei più svegli, si vede anche dal suo volantino che non è malaccio come pensavo. Certo, il Photoshop con la riviera trainata dalla bicicletta è un po' un collage che potrebbe fare anche mia nipote all'asilo. Detto questo, tutto sommato è meno peggio degli altri. Ok, salvato Matteo Rossi. Salvato. Andiamo avanti con la Lella. Ok, Raffaella Paita. L'abbiamo vista su tutti gli autobus, su tutti i cartelloni pubblicitari in tutta la città. L'abbiamo vista talmente tanto che io non vedo l'ora che sia lunedì per non vederla più. E qui c'è una scelta, però vedi Federico, lei a differenza di Toti non guarda in camera, non guarda nella macchina fotografica, non si rivolge sguardo direttamente verso la Liguria. Ma lo sguardo è oltre. Lei è già, vuole andare oltre, quindi okay. va più veloce ancora del suo manifesto elettorale. È una scelta perché non guardando direttamente il suo elettorato, quindi quelli che la dovrebbero votare, lei è una sfida questa. Comunque ha deciso di guardare oltre, vedremo se guarderà veramente oltre. E andiamo avanti non con un altro candidato presidente. Non ce la faccio. Enrico Musso ha riempito i culetti degli autobus di Genova, almeno io ho visto Genova, poi non so se anche le altre province sono piene di questi manifesti, con questa ricetta per la Liguria, un Enrico Musso con un cappello da chef.
È imbarazzante. Io tra l'altro mi sento anche, come dire, molto vicino. Secondo me non è stata neanche colpa sua, qualcuno gliel'ha imposto, lui ha detto vabbè, magari è una cosa giovane. No, non ci siamo, Enrico, mi dispiace. Sai che io di solito apprezzo i tuoi completi blu, questa volta la scelta stilistica è davvero orrida, perché le zuppe soap tipo Andy Warhol, però con gli slogan riduciamo i costi, premiamo il merito, il cittadino al centro, non si può guardare. Il cappello da chef photoshoppato lì sopra, nemmeno lui avrà detto beh, vanno tanto le trasmissioni di cucina come i menù di Benedetta, facciamo il menù di Enrico per una Liguria migliore. Allora, veniamo a Edoardo Rixi. Abbiamo scelto di Edoardo Rixi un manifesto particolare, identificato da una ruspa che è in basso a destra nel manifesto. Allora, la ruspa non mi piace, diciamo, rimanda subito a cose che io non vorrei vedere, la ruspa non la vorrei vedere da nessuna parte, detto tra noi. Lui ha cercato di far confluire nel suo volantino tutto quello che è, quelle che sono le sue priorità, quindi la ruspa, dispiace dirlo, ma la ruspa, e poi vediamo Rixi che guarda in camera, appoggiato ai suoi gomiti, insomma, peccato che però questo volantino, ecco, non serva granché. Ultima, ma non ultima, visto che anche la volta scorsa qui avevamo avuto il picco massimo dell'attenzione, siamo tornati su Alice Salvatore, candidata a presidente del Movimento 5 Stelle. Lei magari penserà che ce l'abbiamo con lei, in realtà no. L'hai tenuta in fondo per, come si dice, dulcis in fundo, no? Io mi dispiace perché... Lei penserà che questo è accanimento, ma Alice doveva chiamare qualcuno che l'aiutasse a scegliere, insomma, va bene anche lo sfondo, Federico, va bene, dove saremo qua? Sulle alture di Vesima? Beh, immagino, forse siamo sulla Riviera di Levante. Siamo sulla Riviera di Levante, benissimo, poteva darsi un colpo di spazzola già che c'era prima di farsi fotografare per i santini elettorali. Lo dicevamo l'altra volta, Alice Salvatore va contro, quindi di certo non era nella sua idea quella di apparire come la politica perfetta, impomattata, figlietta, col completo. Lei è così, il suo elettorato la voterà anche perché lei è così, quindi completamente diversa dai politici. Ecco, normali. Se Alice Salvatore diventasse presidente della regione? Le chiederei se ha bisogno di un consulente d'immagine. Bene, allora, con Beatrice Doria per ora finiamo qua. Però lunedì prossimo ci sono le elezioni, vedremo chi vincerà le elezioni regionali, e il mese prossimo l'avremo di nuovo qua per discutere sul look del vincente, del nuovo presidente della Regione Liguria. Grazie a Beatrice Doria, curatrice del blog Sfashion per il Secolo XIX Web, per essere stata con noi su Liguria Talk a Blog Caffè. Grazie Federico.